il Comitato Regionale Marche della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il Comitato Regionale Abruzzo, ha programmato uno stage tecnico di formazione e avvicinamento alla disciplina del ciclocross che si è svolto domenica 11 ottobre a Morrovalle. L'incontro ha avuto lo scopo di completare il percorso tecnico e multidisciplinare già avviato dal Comitato e indirizzato principalmente alle categorie giovanili. Le categorie giovanili interessate sono state categorie G6, esordienti, allievi, maschili e femminili. L'incontro si è svolto a partire dalle ore 8.45 presso il campo scuola della polisportiva Morrovallese, situato nel parcheggio delle scuole medie. Prima c'è stata la lezione teorica, poi quella pratica con i ragazzi che hanno inforcato le loro biciclette e si sono cimentati sul tracciato di gara predisposto proprio dalla polisportiva Morrovallese. Successivamente, dopo lo stage teorico e pratico, tutti si sono trasferiti all'hotel San Crispino per il pranzo conviviale. Nel primo pomeriggio è stato presentato anche il calendario definitivo dell'Adriatico Cross Tour 2015-2016. Erano presenti il presidente della Federazione Ciclistica Abruzzo, Mauro Marrone, il presidente della Federazione Ciclistica Marche, Lino Secchi, il presidente della Federazione Ciclistica Marche Comitato Macerata, Carlo Pasqualini, il presidente del settore fuoristrada, Sergio Scocco, il consigliere regionale Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale, Marco Marinuc, il vicepresidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, nonché coordinatore del circuito Adriatico Cross Tour, Massimo Romanelli. Poi il presidente AXI, collaboratore e organizzatore, Maurizio Giustozzi. Erano presenti anche i tanti organizzatori e insieme al presidente della polisportiva Morrovallese, Luca Cabascia. Andiamo a vedere qual è il calendario definitivo dell'Adriatico Cross Tour terza edizione. La prima tappa si svolgerà sabato 7 novembre a Corridonia, la seconda tappa sempre a Corridonia domenica 22 novembre, la terza frazione sarà quella di Ostravetere domenica 29 novembre, la quarta tappa domenica 6 dicembre a Rapagnano, la quinta tappa domenica 20 dicembre a San Severino Marche, la sesta tappa domenica 27 dicembre a Maltignano Ascoli Piceno. Poi si sconfinerà in Abruzzo con la settima frazione giovedì 31 dicembre a Monte Silvano e la conclusione domenica 3 gennaio a Penne. Ricordiamo che la frazione di domenica 20 dicembre a San Severino Marche sarà anche valida come campionato regionale di ciclocross. E adesso andiamo a sentire i tanti ospiti che erano presenti proprio a questa bellissima giornata, a questo stage e a questa presentazione dell'Adriatico Cross Tour 2015-2016. Lino Secchi, presidente Comitato Regionale Marche Federazione Ciclistica Italiana, oggi un bellissimo appuntamento, stage di formazione e avviamento all'attività di ciclocross qui a Morrovalle, presentazione anche del calendario definitivo dell'Adriatico Cross Tour, una bella partecipazione, tante le società che hanno aderito quest'oggi, che si sono cimentate per questo stage di formazione, prima teorico e poi pratico, se l'aspettavano una così bella presenza? No, veramente no. Dicevo stamattina che così nel nostro programma d'inizio quadriennio era quello di rivolgere una particolare attenzione ai giovani, perché quel ciclismo che soffre di più, quel ciclismo che è più carente dal punto di vista di informazione tecnica e della comunicazione. E devo dire che questo è un seguito a quell'obiettivo che ci eravamo dati. Stage che abbiamo fatto degli allievi ogni anno, coinvolgendo una venticinquina di allievi ogni anno, e poi abbiamo pensato giustamente a fare questo stage di avviamento al ciclocross, considerato che con questo Adriatico Cross Tour abbiamo riportato l'attività del ciclocross nell'interesse delle società con molte manifestazioni. E devo dire che di questo devo ringraziare innanzitutto chi ha lavorato, tutta la struttura tecnica fuoristrada del ciclocross, insieme a Massimo Romanelli, a Sergio Scocco, l'ospitalità della polisportiva Morrovallese con Luca Cabace in testa e i suoi collaboratori, la presenza di Pietro Pavoni, di Fratelli Pavoni per insegnare, perché sono espertissimi da questo, insieme ad altri tecnici del settore fuoristrada. Quindi una bella iniziativa e un grande interesse dei ragazzi. Credo che anche la parte teorica, le informazioni che hanno dato nella prima parte della mattinata, siano quelle cose che difficilmente all'interno delle società vengono dette, per cui i ragazzi non hanno tempo oppure non hanno l'occasione per poter apprendere queste iniziative.
Quindi una bella cosa, un bel servizio, credo, alla crescita dell'attività delle società. Otto frazioni di questo Adriatico Cross Tour, sei nelle Marche, con il gran finale in Abruzzo a cavallo tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016. Sì, questo è un calendario che è stato consolidato oramai nel tempo, anzi abbiamo dovuto togliere delle prove rispetto allo scorso anno perché aveva la necessità, insieme al calendario del Giro d'Italia di Cross, di essere abbastanza controllato. È una formula che abbiamo fatto in collaborazione con l'Axi, l'UISP in particolar modo, quindi questa formula che ci permette a noi di aprire le gare come federazione ciclistica per tutti gli agonisti, poi in alcune di queste con il settore amatoriale organizzato dagli enti. Credo che nella distinzione dei ruoli, quindi non facendo confusione, riusciamo però a creare sinergia, a limitare le spese e anche la premiazione finale, quindi il montepremi finale, per cui abbiamo chiesto questa autorizzazione alla federazione per il terzo anno, sia qualcosa che aiuta gli organizzatori ad affrontare queste gare di ciclocross. Dicevamo prima con il presidente della federazione abruzzese, è chiaro, quando si parla di ciclocross significa che la stagione su strada ormai è agli sgoccioli, siamo in piena discesa. Che anno è stato questo 2015 per le Marche? È stato un bell'anno, anzitutto apro la parentesi, giustamente tutto questo è in collaborazione con l'Abruzzo, con il collega Mauro Marroni, col quale c'è una bella intesa anche col ciclismo Abruzzo. Chiusa la stagione strada, è stata una stagione bella, importante dal punto di vista organizzativo, risultati medio, qualche eccellenza, chiaramente il massimo l'abbiamo avuto secondo me con la vittoria di Zandri al Giro della Lunigiana nella categoria Juniores. C'è un bel ciclismo anche ancora fiorente, l'attività femminile, allievi che si sono dimostrati dei corridorini ben maturi, forse nelle categorie under elite non abbiamo avuto tutto questi risultati che ci aspettavamo, ma la stagione è stata interessante. Come dico sempre, il problema è che navighiamo a vista. Quindi non sappiamo cosa ci aspetta dietro l'angolo, cosa sarà per il 2016, ci sono molte situazioni di sofferenza, io mi auguro che si sappia stringere i denti da parte delle società, noi come Comitato regionale cerchiamo di aiutare quel poco che ci è possibile con iniziativa tipo questa, che comunque è un onere anche per il Comitato regionale, ma che serve per dare un servizio indiretto alle società. Tante le gare disputate nel 2015, rivolte ai giovani, il prossimo anno ci sarà anche la novità con il ritorno di Offida in scena per una gara internazionale per la categoria Under 23, la rivincita in pratica del giorno prima a Capodarco, insomma ci si muove bene anche a livello organizzativo. Sì, ci stiamo, anche su questo ci stiamo muovendo. Da qui a poco incominceremo a fare il calendario, non ci saranno problemi nel settore fuoristrada, non ci saranno problemi nel settore giovanile, abbiamo consolidato un po' di attività, una discreta attività per la fascia esordienti allievi, negli under elite manteniamo le posizioni, se si aggiunge qualche gara tipo questa importante internazionale di Offida, che ha oramai un'esperienza su questi appuntamenti internazionali, credo che sia un bel servizio al ciclismo italiano, in questo caso non solo marchigiano perché è di livello internazionale. Mauro Marrone, presidente del Comitato Abruzzo Federazione Ciclistica Italiana, quest'oggi qui a Monrovalle per questo stage di formazione e avviamento all'attività di ciclocross e la presentazione anche del calendario dell'Adriatico Cross Tour. Un bel abbinamento con il Comitato Regionale Marche, una bella amicizia che oggi è rivolta verso i più giovani. Sicuramente un ulteriore momento di crescita della collaborazione che noi abbiamo instaurato con le Marche negli ultimi anni, sono degli eventi che fanno sì che appunto questa collaborazione si rafforzi, anche perché ci siamo resi conto che siamo in un momento in cui con l'unione, con la collaborazione e con il lavoro di tutti riusciamo sicuramente a fare passi avanti. L'Adriatico Cross Tour lo dimostra, siamo alla terza edizione e oltre alla gara, alle gare quindi all'Adriatico Cross Tour, siamo riusciti a mettere insieme anche questo stage che serve per formare i nostri ragazzi. Ho visto anche formazioni abruzzesi che oggi sono qui presenti e questo è molto importante sempre.
sempre per l'unione che fa la forza. Certo, sono 5 società che sono venute con i loro ragazzi a fare questo stage, quindi è la dimostrazione che anche le nostre società credono nel progetto che Abruzzo e Marche stanno portando avanti. Montesilvano, l'ultimo dell'anno, poi Penne il 3 gennaio, l'Adriatico Cross Tour si concluderà proprio in Abruzzo. Sì, quest'anno sì, per una giusta rotazione, visto che nei primi 2 anni si è concluso nelle Marche, quest'anno si concluderà a Penne su un circuito sicuramente rodato, visto che l'anno scorso c'è stata la finale dell'Intersud, quindi un percorso sicuramente tecnicamente valido, speriamo di avere tanti partecipanti. Se inizia il ciclocross è chiaro, si chiude l'attività su strada, che annata è stata per il vostro comitato? Ma devo dire che è stata un'annata positiva e favorevole, visto che i numeri ci danno ragione, abbiamo aumentato sia le società affiliate che il numero di gare, quindi significa che sia noi come comitato, ma soprattutto le nostre società affiliate hanno lavorato bene. Oggi parliamo di ciclocross, ma state già lavorando per quello che è la strada per il prossimo anno, tante gare, lei ha detto, tante formazioni, come state gestendo il tutto? Andremo a rafforzare la collaborazione con le Marche, infatti l'anno scorso abbiamo fatto un calendario unico per le categorie esordienti, allievi e juniores, proprio per favorire gli organizzatori che meritano di avere un certo numero di partecipanti. Su questo stiamo già lavorando con l'amico Lino Secchi e rafforzeremo questa collaborazione. Per quello che riguarda l'attività saremo vicini alle società, perché oggi come oggi organizzare una corsa è una cosa molto difficile, perché ci sono tanti lacci e laccioli che mettono in difficoltà le nostre società. Saremo vicini a loro e stiamo lavorando anche per essere vicini a chi fa attività, per quello che ovviamente è possibile per un comitato. Massimo Romanelli, vicepresidente Federazione Ciclistica Italiana, comitato regionale, nonché coordinatore di questo Adriatico Cross Tour che tra poco prenderà il via. Oggi qui a Morrovalle sarà presentata questa manifestazione in collaborazione con il comitato Abruzzo, ma soprattutto oggi avete presentato e avete promosso questo stage di formazione e avviamento all'attività del ciclocross per i più giovani. Sì, questa mattina abbiamo fatto questo incontro, diciamo una novità perlomeno per noi, volevamo dare, come si dice, il via alla stagione del ciclocross nel migliore dei modi. Abbiamo organizzato questo stage per i ragazzi, per tutte le categorie in realtà, ma particolarmente dedicato ai ragazzi G6 esordienti allievi. Abbiamo avuto una partecipazione assolutamente inaspettata, vuol dire che il ciclocross piace, è una disciplina seppur antica ma in fortissima crescita. Devo dire che stamattina poi la soddisfazione di tutti, tecnici e ragazzi, ci ha ripagato veramente degli sforzi che abbiamo fatto per fare questo stage questa mattina. Questo è solo, diciamo, l'antipasto che volevamo per presentare al meglio il circuito, un circuito che è al terzo anno, la sua terza edizione, è un'attività in cui in collaborazione con il Comitato Regionale Abruzzo e anche con gli enti di promozione marchigiani, AXI e WISP stiamo portando avanti. È un bel discorso che credo un esperimento, un'esperienza da poter ripetere anche in altre discipline. 8 saranno le frazioni, 6 nelle Marche, 2 con le conclusioni a cavallo della fine del 2015, l'inizio del 2016 in Abruzzo, un bel circuito ben prestabilito. Diciamo che quest'anno la soddisfazione per le date del calendario è doppia, perché siamo riusciti, intanto abbiamo diminuito le gare, questo potrebbe a prima vista sembrare, diciamo, una regressione rispetto all'attività, in realtà non è così, perché non abbiamo volutamente fatto più gare, perché abbiamo voluto distribuirle per bene lungo tutto il calendario ciclocrossistico, che per tradizione va da ottobre fino a metà gennaio, diciamo campionati italiani. Quest'anno siamo riusciti veramente a fare un bel calendario, perché nel nostro circuito regionale abbiamo lasciato comunque spazio alle manifestazioni internazionali del Giro d'Italia. Quest'anno ci saranno 4 tappe nel centro Italia e diamo quindi ai nostri ragazzi la possibilità di partecipare anche a manifestazioni di alto livello e di partecipare nella nostra regione, per cui siamo davvero soddisfatti. Per e nella prova di San Severino ci sarà anche il campionato regionale in palio. Sì, noi abbiamo, il Comitato Regionale Marche ha assegnato per la nostra regione il campionato regionale a San Severino, lo organizza il Team Copo Pavoni, i gemelli Pavoni sono un'istituzione del ciclocross regionale, per cui insomma siamo ovviamente tranquilli sull'organizzazione, perché ormai la loro esperienza è decennale. Quindi andiamo con una bella domanda che è d'obbligo farle. Oggi tanta partecipazione, sono arrivate anche società dall'Abruzzo, non solo le nostrane, insomma tanta bella gente, se lo aspettava? No,
Devo essere sincero, avevamo un po' di preoccupazione perché pensavamo con la stagione della strada e anche del mountain bike finita da pochi giorni, pensavamo un po' in una stanchezza, magari anche un calo di interesse per questa disciplina. E invece oggi abbiamo avuto oltre 50, quasi 60 ragazzi di Marche Abruzzo che hanno assistito prima alla parte teorica fatta dai tecnici, curata dai tecnici regionali di Marche Abruzzo, e poi alla parte pratica sul campo della polisportiva Morrovallese, che ringrazio, si è prestata a questa manifestazione dimostrando un bello spirito di collaborazione e anche un esempio per questo che vorremmo dare a tutte le altre società. Emanuele Serrani, coordinatore insieme a Massimo Romanelli di questo circuito Cross Adriatico Cross Tour, oggi la presentazione ufficiale 8 frazioni con tanti bei ragazzi che hanno voluto cimentarsi e provare stamattina anche il ciclocross dopo che la strada in pratica si è avviata alla conclusione. Davvero una bella festa, l'avete organizzata bene, complimenti. Adesso come vi preparerete per queste gare? Grazie innanzitutto. E niente, adesso cominciamo con la preparazione dei percorsi. Io curo un po' più la parte, diciamo, della propaganda, gestisco la pagina Facebook e cerchiamo di fare pubblicità, ma comunque abbiamo visto anche già l'anno scorso che la partecipazione è stata molto buona e speriamo quest'anno di incrementare ancora la partecipazione. Come diceva prima Massimo, abbiamo ridotto un po' le tappe anche perché era l'impegno troppo gravoso per i ragazzini che sono alcuni hanno 12-13 anni. Speriamo che questo porti più maggiore partecipazione, non stressandoli tutte le domeniche, magari qualche meno tappa vengono di più. Da novembre a gennaio in pratica questo Adriatico Cross Tour con le 2 frazioni finali che si svolgeranno in Abruzzo, insomma un bel connubio anche tra le 2 federazioni. Sì, già dal primo anno abbiamo portato avanti questa collaborazione, è stata proprio un'idea che è nata insieme e appunto per promuovere in entrambe le regioni il movimento. L'Abruzzo già aveva un bel movimento di suo, anche le Marche, però diciamo negli ultimi anni le gare organizzate erano poche. In questo modo si è riusciti a rilanciare questa disciplina che è molto importante. E adesso le aspettative sono quelle di vedere tanti ragazzi all'opera in questa manifestazione che ricordiamo inizierà sabato 7 novembre a Corridonia. Sì, speriamo di vederne tanti e speriamo che questa attività sia propedeutica per i ragazzi, anche per tirare fuori qualche potenziale vincitore. Adesso gli anni scorsi dal nostro circuito è uscito fuori un campione italiano, magari vinceva lo stesso, però noi siamo contenti di questo. Speriamo che questa attività serva anche ad ottenere dei risultati, perché lo scopo della federazione è anche quello, promuovere il ciclismo, però i risultati non ci fanno schifo, insomma. Maurizio Giustocci oggi rappresenta l'AXI, ma soprattutto si presenta a questo stage di formazione e avviamento dell'attività di ciclocross e presentazione della Cross Adriatico Tour come collaboratore e organizzatore anche di manifestazioni. Un bel impegno perché saranno 8 le frazioni, un bel impegno perché i ragazzini oggi hanno dimostrato con la loro presenza di voler praticare ciclocross nel miglior modo possibile. Giustissimo, è un bel impegno anche perché noi ne abbiamo 2 di queste 8 manifestazioni da organizzare, quindi l'impegno è doppio. Però quando ci sono i ragazzini io dico sempre che diventa tutto facile perché loro hanno sempre il sorriso sulla faccia, sulla bocca, e quindi tutto diventa facile, tutto diventa bello. E organizzare per loro onestamente è un grande piacere. Bella la collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, sia con i comitati regionali, quello marchigiano, sia con quello abruzzese. Sì, stiamo cercando di percorrere questa strada e sono già 3 anni, questo è il terzo anno che facciamo questa collaborazione, con la soddisfazione piena di tutti, quindi certo è che la strada è sempre più difficile, però con questa unione molti problemi saranno certamente superati. Corridonia sono le prime 2 frazioni di questo Adriatico Cross Tour, 3ª edizione 2015-2016, e voi sarete parte integrante dell'organizzazione, come vi state preparando? Molto bene, le organizzazioni saranno fatte il 7 novembre in notturna e il 22 novembre in diurna. Sono tutte e due fatte nel comune di Corridonia con 2 percorsi diversi, contrariamente allo scorso anno che era sempre lo stesso percorso, sia la notturna che la diurna, però quest'anno abbiamo cambiato grazie alla collaborazione dei nostri collaboratori che si fanno un doppio lavoro perché devono preparare 2 percorsi, però nonostante tutto ci siamo riusciti, ci riusciremo, e credo che le manifestazioni quest'anno saranno veramente veramente belle. Terminata
terminato il circuito Marche Marathon, adesso le energie saranno poste tutte su ciclocross, prima poi di tornare a preparare quella che è il vostro gioiello che avete creato con tanti anni di pazienza e di duro lavoro. Marche Marathon sono le nostre manifestazioni monumentali, chiamiamole così, no? Perché sono la punta dell'iceberg dell'Axi, non solo di Macerata ma a livello nazionale. Ce le invidiano tutti, ce ne teniamo strette, già stiamo partendo per il prossimo anno. Quest'anno abbiamo avuto qualche piccola difficoltà dovuta alle condizioni meteorologiche, a qualche permesso non concesso, però l'abbiamo superato brillantemente, quindi il prossimo anno ripartiremo con lo stesso entusiasmo, con tante altre gare, con tante belle novità. Marco Marinuc, consigliere regionale Federazione Ciclistica Italiana, oggi qui a Morrovalle per questo stage per quanto riguarda il ciclocross dei più piccoli e pronti anche a presentare l'Adriatico Cross Tour terza edizione. Insomma, una bella giornata all'insegna del ciclocross che sarà una parte dominante per quanto riguarda i mesi di ottobre fino a gennaio. Sì, oggi è una bellissima giornata dedicata a questa attività che sta crescendo proprio nella nostra regione e anche in regioni limitrofe. Sicuramente questa è un'iniziativa, quella di stamattina, che nasce un po' sulla scia di quello che abbiamo già iniziato a fare nel settore strada già da 2 anni. Abbiamo deciso di ampliarla anche al ciclocross, abbiamo trovato soprattutto dei personaggi come il presidente del comitato regionale abruzzese, come i dirigenti della polisportiva morrevallese, che ci hanno dato una mano, quindi già li ringraziamo anticipatamente per tutto questo. Oggi dicevamo una grandissima partecipazione che forse non vi sareste mai nemmeno aspettati, perché veramente sono arrivati in tanti. Sì, devo dire che veramente i ragazzi e le società hanno risposto in modo splendido. Era la prima volta e quindi era un po' una prova per tutti. Abbiamo visto che hanno risposto bene, grazie veramente al lavoro di tanti che sono dietro all'Adriatico Cross Tour, che veramente da mesi si impegnano per la realizzazione del circuito. Si chiude la stagione ciclistica su strada, oramai siamo agli sgoccioli. Che anno è stato per la Federazione Ciclistica Italiana questo 2015? Ma l'anno è stato buono perché diciamo che in tutte un po' le specialità abbiamo mantenuto il numero o addirittura incrementato il numero di gare. Questo significa che l'attività comunque sia ancora molto viva e ne siamo contenti. E la prossima anno tornerà anche una grande piazza come l'Internazionale per Under 23, Trofeo Beato Bernardo edizione 19 ad Offida. Ci mancava, dopo che Offida ha organizzato con la sua SCA, con Gianni Spaccasassi, il Mondiale Juniores e l'Europeo Junior e Dilettanti. Sì, l'Offida, la SCA di Offida con Spaccasassi è stata capace di veramente organizzare grandi eventi e sinceramente abbiamo sentito un po' la mancanza in questi anni di un grande evento organizzato perfettamente dalla SCA di Offida. Quest'anno, il prossimo anno, diciamo, ritorna e quindi ne siamo veramente molto, molto, molto contenti. Sergio Scocco, presidente per quanto riguarda il fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana, comitato regionale. Oggi abbiamo presentato questa bellissima iniziativa, uno stage per i più giovani per l'avviamento alla ciclocross con teorica e pratica di lezione, e poi ha presentato anche il Cross Adriatico Tour edizione numero 3, quello del 2015-2016, per l'attività fuoristrada che sta per arrivare, visto che oramai la strada volge al termine. Sì, esatto, siamo riusciti, era già qualche anno se ne parlava, di riuscire a mettere in piedi questo stage spinto dai collaboratori della commissione, Domenico Savino, per poter diciamo completare un po', integrare la formazione dei ragazzi, in quanto non sempre le società arrivano in tutti nei particolari, quindi si era visto di pensato e riusciti a fare una giornata di stage sia teorico e poi pratico. Grazie poi siamo riusciti alla collaborazione con la Polisportiva Morrovallese. Sì, sarà un'iniziativa che contiamo di ripetere anche nel cross country, visto i risultati di oggi e la grande partecipazione. Oggi veramente in tanti si sono presentati, grazie anche a questo connubio con il Comitato Federale Abruzzese, avete un bel rapporto da portare avanti con l'Adriatico Cross Tour. Sì, esatto, è qualche anno che con l'Abruzzo abbiamo questo rapporto in cui stanno venendo fuori molto con l'attività col giovanile, integrata con le nostre attività, e questo permette di arrivare a risultati maggiori e siamo contenti di questo. Contiamo che duri nel tempo, perché è un buon rapporto abbiamo con loro. Carlo Pasqualini, presidente Federazione Ciclistica Italiana, comitato di Macerata, presidente provinciale di Macerata. Oggi questa bella manifestazione qui a Morrovalle per uno stage per i più giovani per avviare al ciclocross con lezioni teoriche e pratiche, poi con la presentazione del Adriatico Cross per quanto riguarda il 2015-2016.
Una bella giornata di ciclismo oggi a Morrovalle, qua nella nostra provincia, Macerata, abbiamo società che sono in grado di organizzare, di mettere in campo delle professionalità e delle capacità non comuni. Per questo sono molto orgoglioso qua oggi a Morrovalle con la Polisportiva Morrovallese che ha collaborato per fare questa bella mattinata di presentazione tra virgolette del ciclocross ai ragazzi, quindi all'attività giovanile e ai ragazzi di tutta la regione, coadiuvati chiaramente da tutto l'apparato del settore fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana. Poi oggi pomeriggio la presentazione di questa che oramai è diventata una classica importante di cui la provincia di Macerata è forse la provincia che dà maggior influsso, infatti diciamo abbiamo 3 gare, 2 a Corridonia e 1 a San Severino Marche che fanno appunto parte di questo bel circuito. Oramai è il terzo anno, è un circuito che ha preso uno slancio e una rilevanza veramente importante. Bellissimo anche il connubio con la Federazione Ciclistica Italiana Comitato Abruzzo. Sì, è nata questa collaborazione con la Regione Abruzzo, con la Federazione, con il Comitato Abruzzese e inoltre ci sono collaborazioni anche con gli enti di promozione sportiva e quindi diciamo è una manifestazione che coniuga bene molti aspetti del ciclismo. Luca Cabascia, presidente della Polisportiva Morrovalese, che oggi ha ospitato questo stage di formazione per quanto riguarda il ciclocross rivolto ai più giovani, lezioni teoriche e pratiche con le strutture che avete messo a disposizione ed è stata una bella giornata che ha coinvolto tanti giovani atleti che vogliono fare ciclocross con la presentazione anche dell'Adriatico Cross Tour edizione numero 3. Ma noi siamo stati ben felici di mettere a disposizione le nostre strutture per questa giornata perché come dicevo stamattina in realtà questa giornata aveva alcuni aspetti molto positivi. Il primo tra tutti è che il ciclocross è quella disciplina d'unione tra il ciclismo da strada e il fuoristrada ed è assolutamente interessante far conoscere il ciclocross ai ragazzi. Altro motivo positivo è che è stata una giornata organizzata dai comitati regionali di Marche ed Abruzzo che hanno fatto sinergia e in un momento in cui oltre alle crisi economiche c'è anche crisi di disponibilità di tante persone che potrebbero dare una mano, fare sinergia è assolutamente importante. L'altro aspetto che vedevo in maniera positiva era il fatto che è stato organizzato tutto con forze proprie, quindi anche i docenti di questo stage erano del Comitato Regionale delle Marche, del Comitato Regionale dell'Abruzzo e dicevo stamattina è sicuramente un momento di crescita anche per loro e non solo per i ragazzi. Noi abbiamo lavorato per far trovare al meglio le nostre strutture, in particolare il nostro bike park, così lo chiamiamo. Io per questo non finirò mai di ringraziare i tecnici della Polisportiva Morrovallese, Luca Stizza, Fabio Cardelli, Kevin Stizza, Mauro Del Medico, Matteo Parrucci e Leonardo Senesi, perché in questi giorni hanno lavorato, hanno sistemato, abbiamo messo a disposizione delle federazioni ciclistiche dell'impiantistica perfetta. Siamo stati entusiasti e orgogliosi di aver ospitato questa cosa e come ho detto poco fa siamo disponibili sempre quando si parla di ciclismo e in particolare quando si parla di ciclismo giovanile a dare una mano e a mettere a disposizione ciò che possiamo.